Un'opportunità per ricominciare, per riprendersi la vita dopo abusi e maltrattamenti. È la possibilità che la casa d'accoglienza Il Ponte di Ariccia dà alle donne vittime di violenza, una casa che non si limita ad accogliere ma anche ad accompagnare le donne in un percorso formativo in grado di reinserirle nel mondo del lavoro, come spiega l'assessore per le politiche sociali Claudio Cecchini. Questa casa, a differenza delle altre case famiglia, non vede gli operatori vivere a tempo pieno con le donne. Le donne da sole, assistite con il tutoraggio di due operatori esterni, si riorganizzano la loro vita, organizzano il contesto familiare, recuperano protagonismo, le accompagniamo con la formazione professionale anche alla ricerca di un lavoro e quindi riacquistano speranza, dignità e un attimino un po' la propria possibilità di tornare a vita normale. La casa lavorerà a stretto contatto con i centri antiviolenza già gestiti dall'istituzione della provincia di Roma Solidea, quello di Villa Panfili, il centro Maree e il centro La Ginestra di Valmontone, che a loro volta individueranno le donne che necessitano di essere ospitate.